Immancabile il calore e il colore di cromature, l'esclusiva area dedicata al custom. La cultura custom con cromature. Manu, tante bellissime moto anche quest'anno. Sì, anche quest'anno siamo riusciti a fare un bel padiglione, penso. Siamo tutti abbastanza contenti. Io sto godendomela per la prima volta oggi, perché sono riuscito a uscire, perché come sapete, quando organizzi eventi il primo giorno c'è una miriade di... Non riesci a godertela. Oggi, visto che si è tranquillizzato tutti, stanno tutti facendo un buon lavoro, sono tutti contenti, mi sto facendo un bel regalo, visto che è il mio compleanno e della persona che mi sta in questo momento inquadrando, a cui faccio gli auguri, Andrea. Faccio anch'io, faccio un bel tiro d'orecchie. Facciamo un bel tiro di orecchie. E niente, quest'anno, a differenza degli anni scorsi, abbiamo cercato di dare una visione diversa anche al padiglione, centralizzando un palco qua giù. E quindi ascolteremo tanta bella musica tra venerdì, sabato e domenica. Avremo dei gruppi che suoneranno intorno sempre 4 e mezzo, 5. Non vi faccio nomi perché probabilmente manteniamo la sorpresa. Saranno gruppi importanti, in particolare ospiti del portoricano, che è la persona appunto con cui gestiamo il palco. Ci sarà un ospite particolare, loro, che verrà qui e ci omaggerà di tre pezzi particolari. Poi quest'anno, dimmi, no, c'è una new entry. C'è una new entry, quest'anno abbiamo le Chopin per la prima volta qui a Roma. Assolutamente sì, siamo riusciti finalmente a portarli a Roma. C'è una bella sinergia con loro, c'è una bella sinergia con tutte le persone che intorno a loro fanno preparazioni da Ice Caffè. Molto molto importante anche quest'anno la presenza dei ragazzi di Lowride, che ci stanno dando una grossa mano nella realizzazione del contest bike show, nella sezione artistica che abbiamo alle spalle, con cui stanno preparando molte molte opere molto importanti che daremo ai vincitori del bike show. E poi tante belle donne, tante come sempre. Belle donne, come sempre, in questo momento abbiamo nascosto perché altrimenti potrebbero distrarre l'attenzione da questa intervista, e che sono ben distribuite all'interno del padiglione. Cosa dire? Molto importante anche quest'anno la presenza di preparatori anche qui del Centro Sud, che stanno sempre di più sposando questa causa, ma non solo, abbiamo presenze anche dal nord. È in arrivo Marco Cinquini con le sue moto come al solito, abbiamo i ragazzi di Wildside, abbiamo i ragazzi di Eddie Special, abbiamo i ragazzi di Caffè Twin, adesso elencarli tutti sarebbero troppi. Abbiamo un bel seguito, ci sono i ragazzi dello Scorpione, ci sono i ragazzi dello Zareo Saigara, ci sono i ragazzi di Magnitudo e via dicendo. Insomma, una bella squadra, ci annoiamo, abbiamo fatto una bella squadra anche quest'anno, speriamo di fare ancora meglio il prossimo, anche perché di fare meglio non si finisce mai. È normale che per fare del meglio, oltre a me, oltre a voi che state sempre qui sul campo e i ragazzi che credono insieme a noi, ci sarà bisogno di uno sforzo maggiore. Il tempo non è dei migliori, ma ci proviamo. Ma noi andiamo a goderci cromature. Noi ci andiamo a godere cromature. Vai. Un saluto a tutti. Maurizio, è iniziato il countdown, quest'anno Roma festeggia la grande dal 13 al 16 giugno. Siamo abbastanza eccitati per questa cosa, perché sarà un evento mondiale, aperto però a tutti, quindi invitiamo tutti a venire, a assaggiare, a assaporare il mondo Harley per vedere quanto è bello. Io non oso immaginare quante Harley arriveranno. Neanch'io, non posso immaginare, immagino da tutta Europa sicuramente ne arriveranno un sacco. So che molti dei nostri chapter hanno già degli appuntamenti con dei chapter tedeschi, francesi, inglesi, per incontrarsi a metà strada e fare l'ultimo pezzo insieme. Sarà sicuramente un momento molto bello. Un degheio, come si suol dire. Sì. Ma senti, non solo Roma sarà appunto nevralgico, ma ci sarà anche Ostia. No, avremo sia Roma che il villaggio Harley al porto turistico di Ostia. Lì ci sarà palco con musica quasi 24 ore su 24, vendors e tutta la vera esperienza Harley. Oh ragazzi, dovete assolutamente venire, perché anche se non avete un Harley ve ne innamorerete. Potranno anche provarle, così almeno oltre a vedere potranno anche proprio testare. Wanna be a troublemaker.